ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Dai. Buon dai, sabato, dai, Luciano. Dai, sei già dai, in attività, sono sei già attività, io sono già. Cioè, tu sei qua ancora al ristorante Adone di Altopascio, io invece sono già a Livorno al Circolo Mencace. Beh, non è vero, sono qua anch'io, se no dici come farei a dirlo. Appunto. Però fra poco parto, vado a Livorno proprio al Circolo Mencace, dove vi aspettiamo tutti. Tra sì, l'altro, in questo posto è sempre strapieno di gente, vero, quindi non è neanche pubblicità, dirle solo un saluto che voglio fare a tutti i ragazzi dello staff e dell'organizzazione. Sì. Partiamo alla grande con Matteo Tarantino. Tra cuore e ragione. Vai. La ragione a fermare l'istinto che viene dall'anima. Sembra docile, ma invincibile. Quando il cuore decide, la mente non può controbattere. Lei si maschera e ti fa sentir vivo anche se a volte non ne sei certo. Questa ragione che invece potrebbe aver torto. Se un sorriso ti suona nel cuore come un concerto. Sempre tra cuore e ragione, l'infinito è nel cuore dell'uomo e non altrove. Il dubbio siede sempre tra cuore e ragione, l'infinito è nel cuore dell'uomo e non altrove. Proseguiamo i ritornelli, sì, li proseguiamo. Te lo mimo. Sì. Non è che come mimo sono, sai che cioè sei, non è un'amica molto buona la mia. Prendi e lascia, Joselito. Ah. Capito? Prendi e lascia. Vabbè. Non so cosa dire, non so cosa fare, vorrei solo tradire il mio strano pensare. Non ti riconosco da quando dicevi ci tengo a te e non voglio misteri. Dov'è la tua mano che cerca la mia? Mi dici ti voglio, ma poi scappi via. Pensieri proibiti che sanno di te. Vorrei fossi sempre con me. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così. Prendi e lascia, ma che strano gioco. Prendi e lascia, scherzi troppo col fuoco. Se questa è la vita che vuoi fare tu, di certo non posso resistere più. Ti prego chiarisci che posto mi dai fra tutte le cose che fai. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così. Prendi e lascia, ma che strano gioco. Prendi e lascia, scherzi troppo col fuoco. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così.
lascia, prendi e lascia. Prendi e lascia, prendi e lascia. Ma perché vuoi sorridere fuori onda? Delle mie trovate, delle mie trovate. Amici, dobbiamo aprire un comitato nuovo. Ma vedo proprio trovate. Salpiamo paolavelloni.it. Vabbè, dai. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto. Intervista con l'artista. E anche oggi abbiamo con noi questo grande artista, questo grande amico. 1,74. Di talento, grande di artista, talento. Credo. Oh. Gianni Drudi, vuole l'applauso. Grazie. Scrosciante. Grazie. Che è venuto e ci ha portato Arriva la noce, che è un tuo ultimo album che è uscito proprio in questi giorni. È un singolo che esce in questi giorni, lo potete trovare anche su iTunes. iTunes si possono iTunes, scaricare. Poi ci sono anche, c'è la compilation in vendita che troverete così nel mio sito. E poi c'è la, insieme e all'altro c'è disco del baby, della Baby Dance della che baby si chiama dance. La maglietta gialla. Sì. Quindi sono tutte canzoni sicuramente. Queste sono canzoni ballare. Per ragazzi, per la Baby Dance che la fanno baby in spiaggia. Però va bene anche. Sì. Per ballare un po' tutti. C'è anche un Gianni Drudi un po' insegnante. Il pubblico si diverte sicuramente, no? quando ci sono. Ieri abbiamo cantato il pipistrello. Abbiamo cantato ieri. È una cosa molto bella. Tra l'altro è nata poco tempo fa, devo dire, però noi ci conosciamo da tantissimo tempo, ma è nata con Gianni Drudi una collaborazione straordinaria sia come autore che come editore. Abbiamo fatto, possiamo dirlo, abbiamo fatto questa canzone. Che io tra l'altro ho già inciso e che è venuto fuori, devo dire, e molto piace bene. Un bel lavoro. È venuto fuori un bel lavoro, è venuta fuori una casa. Tant'è vero che quando tu me l'hai fatta ascoltare, se non sbaglio, qualche mese fa proprio. Con la chitarra, questa con la chitarra, mi piace, questa mi piace. C'è il alla grande. E adesso dopo l'ascolteremo, ti ho preparato una sorpresa. Ti ho preparato anche una sorpresa. Quella, una però dopo l'ascolteremo. Ma intanto. Per quest'estate, ormai l'estate è iniziata, che programmi ci sono? Sempre in giro? Quest'estate abbiamo uno spettacolo insieme anche a Stefania Cento, uno spettacolo bellissimo. Grande con le ballerine brasiliane, la mia band, che si chiama Facciamo Baracca. Adesso Facciamo Baracca. Non ho qui, te lo farà vedere poi Stefania Cento in un'altra trasmissione, un'altra puntata. Un'altra certo, puntata. Verrà ospite. E poi, oltre a questo spettacolo che è il più grande, diciamo, con la mia band facciamo delle cose un pochino più piccoline, e poi col trio in discoteca, nei vari villaggi, sulle spiagge, accontentiamo tutti. Ma sicuramente il tuo andare, quando arriva Gianni Drudi in una discoteca al mare oppure sulle spiagge così, è fantastico. Perché le canzoni sono tutte allegre, divertenti. Sì, poi cantiamo anche gli anni 60, 70 remixati, cantiamo. Facciamo baracca, le mie canzoni dal Bao del Pinguino, la gallina. Devo dire che oltre che essere un grande autore, sei anche un bravissimo chitarrista, cioè sei anche uno. Come si dice nelle nostre parti, gliela molla. Le sa tutte. Quindi se volete contattare Gianni Drudi su Facebook, tanto ormai. Oppure nei miei siti www.giannidrudi.com oppure .it. Quindi questo spettacolo con Stefania Cento, quindi una quello grande è cantante, molto bello, molto, una cosa molto bella insieme al gruppo. Abbiamo già 4-5 spettacoli da fare in giro, uno importante in Romagna e a Reda di Faenza, vicino a Ravenna. Il 20 di agosto magari avete provato molto per cercare di fare questa cosa oppure è stata una cosa un po' così? Abbiamo i nostri repertori un po' di uno, tanto per dire, Stefania Cento ha messo del suo, certo. Io ho messo un po' del mio repertorio, i ragazzi hanno messo lo loro, le brasiliane fanno un repertorio bellissimo proprio con i costumi brasiliani, no, da carnevale. Carioca. E poi ci sono le mie gag che faccio da Don Cirillo, il prete campagnolo. Ecco, quell'abito famoso, quel prete, io mi ricordo, fa gli scherzi da prete, veramente. Io lo ricordo che c'ha tutti, proprio da Don Abbondio. E poi c'è di quelli. Anche, me gusta la Prugna, il dottor Prugna che ogni tanto va a visitare. Qualche ragazza che ha la pressione bassa allora. La tira sulla pressione. Io ti ho preparato, Gianni, proprio per grazie di essere proprio qui con noi, ti ho preparato proprio una sorpresa, ma prima di andare con questa sorpresa vorrei sentire un attimo cantata da te con un po' di cori, metto un po' così, perché sai, si tratta di una canzone appunto che uscirà nel mio prossimo album. Chiusi i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco.
perché la vita mi ha insegnato a non mischiare l'acqua al fuoco. Per ogni dubbio, ogni certezza, non ho mai fatto penitenza, ho condiviso la sostanza a scanso della mia incoscienza. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con te. E la... Grande Gianni! Grande, Gianni Drudi. Bello, grazie Gianni. Gianni, siamo arrivati quasi alla fine, perché il nostro ciclo, diciamo, di trasmissioni termina con la fine di giugno. Grazie a voi. Ma quando riprendiamo dai primi di ottobre, ti vogliamo di nuovo qua e ti vogliamo divertire. E io vengo molto volentieri. A fare baracca. A fare baracca. Buona estate a tutti, viva la musica italiana. Seguite Gianni Drudi con Facciamo Baracca in tutte le spiagge d'Italia. E grazie di aver prodotto e di aver collaborato con me con questa straordinaria canzone che è meravigliosa. Mi fa molto piacere spero questa che collaborazione, sarà veramente. Lo sarà. Potete fidarvi di noi. di noi. Gianni Drudi alla grande, e adesso grazie, arriva Gianni. La sorpresa. Guarda lì. Mikono, Santorini, eccetera, e arriva Puoi fidarti di me. Guarda tua. Lì. Grande. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco. Perché l'amore mi ha insegnato e qualche cosa l'ho imparato. I sogni son come le stelle, molto lontani e luminosi. Quando li provi sulla pelle, ti accorgi che sono noiosi. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ma sono pronto a rinnegare quello che ho fatto per volare, tutti gli sforzi e passioni in cambio delle mie illusioni. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me, e travolgerti con me. Puoi fidarti di me. I nostri inviati speciali, Mirko Malatesti e Cristiano Chesi, in giro, secondo me sono a San Gimignano. Sì? Secondo me, non lo so, vediamo un po', vediamo un po'. Fatti, 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 coi. Da domani, da domani. Ciao Luciano, oggi siamo a San Gimignano e sono in compagnia di Cristiano Chesi, che però come al solito lui è a giro a caccia di belle ragazze. Io invece con la mia fortuna riesco solo a trovare certi personaggi molto divertenti. Per esempio ne ho trovato uno oggi favoloso. Allora mi ha raccontato che l'altra sera questo signore aveva invitato un amico a cena. Dice sì che, dice, io ho portato a casa questo amico, mentre si era a cena c'era la mia moglie, gli fa alla mia moglie: amore dai, porta l'antipasto. E lei ci porta l'antipasto, si comincia a mangiare. Dopo 10 minuti gli fa: amore dai, versa un po' di vino per tutti.
E la mia moglie versa il vino per tutti. Poi gli fa, amore, dice, dai, porta anche il primo adesso. Che lei va in cucina a prendere il primo, ce lo porta, si mangia tutto e poi dopo gli dico io, amore, dai, ora portaci anche il secondo. E così via, il secondo mi dice poi la frutta, il dolce. A un certo punto il suo amico dopo un po' gli fa, quando la sua moglie è in cucina, oh, dice, però sai, dice, io ti devo dire una cosa, è 30 anni che siete sposati te e la tua moglie, però è proprio vero amore, eh? Oh, dopo 30 anni tu continui a chiamarla ancora amore. Si dice, ma che amore? E la chiamo amore, dice, perché non mi ricordo più come si chiama. E siamo messi di nulla, Luciano, ma tutti io li trovo. Via Luciano, io vado a cercare Cristiano, ti saluto. Ciao Luciano, ciao Paola. E siamo giù chi nulla. Polisano, Roberto Polisano, questo mio grande amico, tra l'altro, pensate che all'inizio della sua carriera ha suonato la batteria anche nella mia orchestra. E allora Roberto Polisano, grande artista poliedrico sotto tutti gli aspetti, ha fatto questa canzone insieme a un altro artista molto bravo, una bravissima cantante che ha militato per tanti anni con l'orchestra Bagutti, che adesso va un po' in giro a fare un da po' solista, l'ospite sì, da sola, sì, sì. Ed è Francesca Mazzucato. Ci fanno ascoltare questa canzone molto bella, che tra l'altro Polisano cantava anche con la sua cantante della sua orchestra, e invece in questo caso è una versione proprio un fatta, nuovo videoclip, un nuovo videoclip fatta da Polisano, appunto Roberto Polisano e Francesca Mazzucato. La canzone è Prendimi Così. Vai. Sì, me l'hai detto già, una storia così, ma chi ce l'ha? Poi mi guardi di più e mi confondo, lo sai. Prendimi così, lo farò, questa sono io. Sì, però ricordi di ritornelli, questa settimana dedicata al mare, ma c'è, per dedicare le ritornelli al mare ci vorrebbe almeno un anno e mezzo. È vero. Perché veramente quindi il mare, sarà da continuare, cioè, poi nella prossima, edizione. Sì. Voglio ricordare che noi saremo con voi praticamente in diretta fino a tutto giugno, ma poi luglio, agosto, settembre potrete comunque restare sintonizzati sulle nostre televisioni, perché ci saranno sempre repliche fino alla nostra ripresa, che sarà i primi di ottobre. Poi ricordiamo, Luciano, che per chi perdesse la diretta, quindi le puntate proprio in onda, c'è anche un canale chiamato TV o TV, come lo chiama qualcuno, TV Nelly. TV Nelly, dove il giorno dopo vengono riproposte tutte le trasmissioni del giorno prima. Sì. E quindi ci vorrebbe il mare, esatto. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe anche per noi un po' di mare, sì, dai. Brano andiamo. Molto bello dell'amico Marco Masini, siamo nel 1990 e Masini pubblica nell'album d'esordio che porta come titolo Marco Masini uno dei brani più noti ed apprezzati dell'artista, Ci vorrebbe il mare. Nel testo si parla di un amore estivo in cui forse solo il protagonista aveva messo davvero il cuore, mentre la partner evidentemente l'aveva vissuto più come così un'avventura stagionale. Il mare assume differenti aspetti che rispecchiano lo stato d'animo di questa persona ferita da un amore in cui aveva davvero creduto. Un testo profondo su un'affascinante musicalità espressa prevalentemente al pianoforte fanno di questa canzone un vero e proprio capolavoro che tuttora brilla di luce propria nel ricco repertorio di Marco Masini, senza dimenticare l'apporto di due grandi autori come Bigazzi e Dati.
Ci vorrebbe il mare, interpretata per noi oggi dall'orchestra Omar della Giovanna, con Vittoria. Ricordi di Ritornelli. E adesso andiamo a salutare gli amici di Telecupole, Ballando le Cupole, facendovi ascoltare questa canzone che appunto abbiamo fatto durante una delle nostre ospitate, proprio a Ballando le Cupole. Non so se eravamo con la mia orchestra o con qualche altra orchestra, comunque ve ne renderete conto subito appena partirà dal la video, canzone. Dal video. Amarsi e vivere, Luciano Nelli e Paola Belloni. Amarsi e vivere, capirsi e condividere, con la semplicità che ci rafforzerà nel mondo solo noi. Innamorarsi e vivere, ogni giorno credere, non solo sopravvivere. Due gocce d'acqua che si uniscono per formare il mare. E se la vita è anche tentazione, non sarà solo un'emozione a darmi di più, di più. E se l'amore vero è il più profondo, non toccherò il fondo per qualcosa che non è meglio di te. Amarsi e vivere per sempre insieme a te, amarsi senza limite, con la complicità di amarci senza età, non cambieremo mai. Amarsi eternamente, ma non giurarci niente, perché due anime se si parlano al cuore non mentiranno mai. Con questo vi salutiamo, ricordate che amarsi e vivere, veramente volersi bene, sicuramente sotto tutti gli aspetti vi fa stare meglio con voi stessi e anche con gli altri. Con gli altri, parole sante, vero. Andate al mare, ma soprattutto andate a ballare, noi ci sbrighiamo perché fra poco siamo a Livorno, al Circolo Mencacci. Ci vediamo domani. Ce ne ballo, Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.